Rosario Central. Noi non abbiamo mollato di un centimetro, abbiamo lottato su ogni palla. Loro una squadra fisica, forte, bene allenata. Il Padova ha rubacchiato, cioè rubacchiato, chiedo venia, con un rigore molto dubbio al 92esimo, ha impattato la Feral Pisalò. Nelle ultime partite mi sembra che avevano fatto due vittorie e un pareggio, adesso non ricordo bene. È una squadra difficilissima nel fargli gol. Io sono ancora preoccupato in questo momento, perché la serie di episodi dubbi continua ad attanagliarci, ma non per le squadre che ci giochiamo contro. Io penso che dopo Reggio Emilia, gol regolarissimo di Miceli, gol annullato a Conzon regolare, abbiamo rivisto il gol, sì, sì, è regolarissimo, e quindi adesso veramente... Insomma, nulla per il Fano, io faccio i complimenti al Fano, sono le squadre che piacciono a me, cattive, ignoranti. Di fronte c'era una squadra di Capuano altrettanto ignorante e cattiva, però il gol nostro è regolarissimo. E poi io, nessuno di voi ha detto il fallo di rigore sul cross di Di Massimo, è aperto, però questi sono episodi. Io mi godo la prestazione della squadra, prestazione di carattere, squadra sempre compatta. E ripeto, non era facile riprendere contro una squadra del genere su questo campo. Ancora una volta siamo stati, io dico, fortunati, non bravi, nella lettura della gara, con grande lucidità i cambi hanno cambiato e ci hanno riportato a riprendere un risultato difficilissimo. Voglio ribadire che a un certo punto avevamo una squadra iper offensiva e abbiamo giocato circa 10 minuti tra recupero e tempo regolare in 10, addirittura con Bellomo e Valente nella linea di centrocampo, due attaccanti più due punte, senza concedere nulla a Alfano. Quindi e da quando sono a San Benedetto è la partita che mi soddisfa di più sotto tutti gli aspetti. Brevi si è lamentato per dopo l'espulsione di Marchi, che l'arbitro ha fischiato troppo presto. Brevi è un ottimo allenatore, può dire quello che vuole. Se c'è una squadra che si deve lamentare e che è stata un'altra volta defraudata sugli episodi che non c'entra nulla, lui è il Fano, ma il gol nostro è regolarissimo, e quindi siamo all'ennesimo scippo e all'ennesimo situazione negativa che ci capita. Cioè oramai non ne possiamo più, cioè, nelle ultime 5 partite ci hanno annullato 4 gol regolari, a Padova 5 metri di fuorigioco e 8 metri di fuorigioco col Mestre, le avete viste tutte, no? Quindi Brevi, che io stimo, una squadra questa cattiva che si salverà sicuramente, ma una squadra con giocatori che hanno fatto tutta categoria per tanti anni. Però se c'è uno che è stato defraudato nelle decisioni arbitrali è Capuano, non è Brevi. Il suo rammarico magari ci può stare, però l'errore l'ha fatto più sul gol di Conzon l'arbitro, no? Giustamente. Sì. Il gol di Conzon è regolarissimo e non so che si è inventato.